Bentornati a Draft, l'approfondimento settimanale di Urania TV, canale 260, in collaborazione con The Watcher Post, tutto dedicato a quello che accade nelle nostre istituzioni, in particolare a tutto quello che ha un risvolto legislativo. Anche questa settimana approfondiremo un tema specifico, in particolare quello del trasporto aereo, e ringrazio subito per essere qui con noi l'avvocato Massimiliano Cardullo, responsabile delle relazioni istituzionali di Aeroporti di Roma. Grazie Massimiliano. Grazie a te Fabiana dell'invito. Grazie, e prima di entrare nel vivo del confronto con Massimiliano vediamo un po' quello che è successo negli ultimi giorni nel nostro Parlamento e partiamo dal Senato. Questa settimana Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il nuovo codice della strada, un disegno di legge di origine governativa fortemente voluto dal ministro Salvini che introduce una serie di novità. In particolare si introduce l'obbligo di casco e assicurazione per i cosiddetti monopattini, ma in più vengono introdotte delle sanzioni più importanti per tutti coloro che verranno trovati alla guida con l'utilizzo del cellulare. In particolare è prevista la sospensione della patente per una settimana e l'aumento della pena pecuniaria che può andare dai 250 ai 1000 euro, con in più anche una decurtazione fino a 10 punti appunto della patente. E in più sempre il provvedimento prevede una stretta sull'utilizzo degli autovelox, che saranno utilizzabili solo nel caso in cui la velocità massima sul tratto di strada è inferiore a non più di 20 km orari rispetto a quanto previsto dal codice della strada appunto per quel tratto specifico, e a livello di multe, di sanzioni, verrà solamente addebitata al trasgressore la sanzione più elevata tra tutte quelle che dovesse mai aver preso nell'arco di un'ora, con un aumento di un terzo. Sempre in Senato è proseguito l'esame del cosiddetto decreto fiscale, un provvedimento che si inserisce, l'abbiamo detto già le scorse settimane, nella sessione di bilancio. Parliamo di un decreto legge che si trova in prima lettura presso la Commissione Bilancio appunto di Palazzo Madama, e negli ultimi giorni è andato avanti l'esame degli emendamenti. Proposte emendative che sono abbastanza numerose, riguardano anche tematiche che non vengono affrontate nel testo originario del decreto legge, e andremo a scoprire con voi nelle prossime settimane quella che sarà l'evoluzione. Comunque quello che sappiamo per certo è che il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 18 dicembre. E sempre restando in Senato, questa settimana è proseguito l'esame della legge di delegazione europea 2024. Un disegno di legge annuale che permette al nostro Paese di adeguare la propria normativa a quelle che sono le novità legislative introdotte a livello unionale. Questa settimana sono andate avanti le audizioni, ci troviamo in prima lettura in Senato presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea, e questo provvedimento prevede appunto il recepimento di una serie di direttive che vanno da quella dell'efficienza energetica alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. E adesso passiamo alla Camera. Questa settimana c'è stato uno stop formale dei lavori rispetto alla legge di bilancio, però sappiamo che informalmente non è affatto così, perché appunto il disegno di legge, quello più importante dell'anno dal punto di vista economico, che si trova in prima lettura alla Camera in Commissione Bilancio, comunque è andato avanti. Infatti mercoledì mattina era il termine per i gruppi parlamentari per segnalare quelle proposte che hanno ritenuto prioritarie tra gli emendamenti ammissibili, e dunque è stato chiesto ai gruppi di segnalare in tutto circa 600 proposte di modifica. Ricordiamo che inizialmente sono state presentate più di 4.500 emendamenti. Ebbene, i gruppi parlamentari hanno selezionato queste proposte, ma proprio
proprio nelle ultime ore il governo ha chiesto di restringere ulteriormente questo numero e quindi molto probabilmente si passerà ai cosiddetti super segnalati, quindi emendamenti ammissibili, davvero prioritari per i gruppi, che saranno posti in votazione nelle prossime settimane. E inoltre, sempre alla Camera, è proseguito l'esame di un altro provvedimento, il disegno di legge annuale per la concorrenza 2023. Come dicevo, parliamo di un disegno di legge, anche in questo caso di origine governativa, che ha una cadenza annuale e che affronta una serie di argomenti che vanno dalla gestione delle tratte autostradali al settore assicurativo. Bene, queste erano le ultime notizie dalla Camera e adesso entriamo nel vivo dell'approfondimento di oggi. Come vi anticipavo all'inizio, oggi tratteremo il tema del trasporto aereo, ma sotto un focus particolare, quello della transizione green e della sostenibilità. E lo faremo con un ospite che vado nuovamente a presentare, nuovamente a dare il benvenuto nei nostri studi TV, l'avvocato Massimiliano Cardullo, responsabile delle relazioni istituzionali di Aeroporti di Roma. Grazie di nuovo Massimiliano. Grazie di nuovo a te Fabiana per l'invito e non è una frase retorica, ma complimenti per la trasmissione che ho avuto modo di seguire in precedenti puntate e permettimi anche di fare un grosso in bocca al lupo a tutti voi per questa nuova avventura di Uragna TV, al quale auguro tutto il meglio, come è giusto che vi meritiate. Grazie di cuore Massimiliano e adesso entriamo nel vivo dell'argomento di oggi. Sappiamo che il tema della transizione green è un tema molto dibattuto non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Ci sono vari provvedimenti che ne parlano, ad esempio la legge di bilancio, ma a livello internazionale comunque negli ultimi giorni se ne è parlato molto nella COP29, ma partiamo con una domanda. Aeroporti di Roma, un'eccellenza a livello europeo, per il settimo anno consecutivo, anche quest'anno è stato eletto il miglior aeroporto d'Europa. Voi da sempre cercate di migliorare questa macchina straordinaria che accoglie migliaia di turisti quotidianamente, con un'attenzione appunto particolare alla sostenibilità e alla transizione green. Quindi ti chiedo, quali sono un po' i vostri obiettivi, la vostra strategia e la vostra visione di lungo periodo sotto questo punto di vista? Sì, Aeroporti di Roma ha da tempo intrapreso un percorso di sostenibilità che spinge l'azienda a un continuo e costante miglioramento delle proprie prestazioni, puntando a contenere quella che è l'impronta ambientale, ad offrire ai propri clienti la migliore esperienza di viaggio, a valorizzare le persone e il capitale umano anche all'interno dell'azienda e a contribuire in modo significativo allo sviluppo economico e sociale non soltanto dei territori su cui insistono le nostre infrastrutture, ma anche dell'intero territorio nazionale. La nostra volontà, il nostro intendimento è sempre stato quello di investire nel futuro, investire per guidare il nostro settore verso la decarbonizzazione, in quanto riteniamo che l'unica via per volare nel pieno rispetto dell'ambiente deve essere quella che ci porta alla decarbonizzazione e all'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione. Non possiamo accettare, come viene detto da qualche parte, che si debba volare meno, ma noi riteniamo che si debba volare meglio. Un investimento nello sviluppo delle tecnologie avanzate che integrate con i sistemi di intelligenza artificiale consentano di rendere i nostri aeroporti delle infrastrutture ad alta resilienza del futuro, in modo tale da prevenire inefficienze, razionalizzare e monitorare i cicli di manutenzione e garantire e assicurare una maggiore efficienza, affidabilità e sicurezza. Ma soprattutto investire affinché i nostri aeroporti diventino dei luoghi in cui il viaggiatore abbia voglia e desiderio di ritornare per vivere un'esperienza, per costruire dei ricordi di viaggio, dei luoghi in cui l'alta qualità dei servizi va di pari passo con un'attenzione particolare a tutto ciò che ci circonda, dalla bellezza dell'arte alla sensazione unica di avvertire l'italianità in un contesto internazionale in cui tutto il mondo si incontra.
Mi sento di poter dire che ADR ha rivoluzionato l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, rendendolo un luogo accogliente, un luogo vibrante dove i passeggeri in partenza o in arrivo possano ammirare la bellezza e l'arte italiana in tutte le loro declinazioni. Un luogo in cui il viaggio inizia, in cui la cultura prende parte. Riteniamo infatti che l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino debba diventare, così come già è, una porta strategica per il nostro paese, non soltanto per quanto riguarda il trasporto, ma anche per tutto l'ecosistema turistico e culturale. L'aeroporto di Fiumicino non può non essere al servizio della nazione, anche perché ricordiamo che connettività significa non soltanto business, ma significa anche promozione culturale, esportazione del Made in Italy e del nostro know-how. Eh beh, certo, non può che essere così. E tornando al tema della sostenibilità, citavi tu prima la decarbonizzazione, ecco, voi siete promotori di una fondazione che appunto si chiama Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo, fondazione che tra l'altro è stata presente a Baku in occasione della COP29 nei giorni scorsi, lo citavamo prima. E dunque, qual è il vostro posizionamento, che cosa pensate un po' di quello che è emerso da questa COP29, da questa risoluzione approvata, e come si incrocia tutto questo con gli obiettivi a livello nazionale? Sì, come Aeroporti di Roma abbiamo sentito quasi il dovere di riunire tutti i maggiori player del settore, mi riferisco a Eni, a ITA Airways, Boeing, Airbus, Enel, Snam, Aeroporto di Bologna, Gruppo Sale e tanti altri, verso in una roadmap condivisa per il raggiungimento concreto degli obiettivi di sostenibilità di transizione ecologica. Come dicevi giustamente, siamo stati presenti a Baku, alla COP29, con un nostro side event all'interno del padiglione italiano, al quale ha partecipato anche il ministro Gilberto Pichetto Fratin, che ha manifestato la vicinanza e l'interesse da parte del governo italiano a tutto il settore, e esplicitando un supporto anche in prossimi provvedimenti legislativi a misure che possono incentivare l'utilizzo di biocarburanti sostenibili per l'aviazione, ma anche una transizione green e decarbonizzazione delle infrastrutture aeroportuali. La COP29 è stata sicuramente una COP difficile, particolare, molto dibattuta anche rispetto alle posizioni della presidenza azera. In ogni caso riteniamo assolutamente positiva quella che è stata la posizione anche in tutti i negoziati, non soltanto del governo italiano ma dell'Unione Europea, che si è manifestato la propria disponibilità ad investire sempre in più per quanto riguarda i finanziamenti sul clima. Mi ricollego al settore dell'aviazione, perché appunto un'aviazione sostenibile, o incrementare la sostenibilità dell'aviazione, è una sfida obbligata, tenendo conto dei tempi e delle esigenze di adeguamento al clima. Gli studi e le ricerche di settore dimostrano che un'aviazione sostenibile è possibile, ma per raggiungere tale obiettivo è necessario che vi siano degli importanti investimenti nel settore. È quindi necessario innanzitutto a livello europeo un quadro regolatorio chiaro, preciso, che sia anche frutto di una strategia globale e che tenga conto dell'importanza della competitività delle aziende dell'Unione Europea rispetto ad altre parti del mondo. Quindi devo dire che nonostante si temesse, tornando alla tua domanda specifica, un passo indietro rispetto alla COP di Dubai, diciamo che alla fine il percorso verso la transizione ecologica e la decarbonizzazione continua. Benissimo, e sempre appunto sotto il profilo della sostenibilità, li citavi prima, i carburanti sostenibili. A livello europeo però su questo ci sembra che ci sia un quadro regolatorio abbastanza chiaro, perché c'è un regolamento europeo che fissa come obiettivo quello del 70% per i rifornimenti mediante carburanti sostenibili entro il 2050. Ecco, su questo che cosa ne pensate? Qual è la vostra posizione? Assolutamente sì, è appunto il regolamento Refuel EU Aviation che fissa questo obiettivo. Dico subito che l'aeroporto di Fiumicino è stato il primo scalo italiano a mettere
mettere a disposizione il rifornimento di biocarburanti per l'aviazione, contribuendo sin da subito all'abbattimento delle emissioni del trasporto aereo. Riteniamo che sia assolutamente un'iniziativa lodevole che deve essere implementata a livello regolatorio e ci aspettiamo anche un intervento molto importante ora dalla nuova commissione che si è insediata e quindi finalmente si possono iniziare i lavori anche a livello europeo. Parallelamente ci stiamo muovendo con diverse iniziative, ad esempio in questa direzione va l'iniziativa Fly with SAF di ITA Airways in collaborazione con Aeroporti di Roma, che ha l'obiettivo di coinvolgere le aziende che sono interessate a ridurre le emissioni di CO2 dei propri viaggi aziendali attraverso il finanziamento e l'acquisto di carburante SAF presso l'aeroporto di Fiumicino. Questo quindi consente alle corporate più ambiziose di abbattere le emissioni dei propri viaggi di lavoro, dei propri dipendenti e dare un messaggio molto importante. Inoltre, nel nostro aeroporto di Ciampino siamo il primo aeroporto d'Europa che sta incentivando, per quanto riguarda l'aviazione civile, che è la parte del trasporto aereo che produce più emissioni per passeggero, infatti ci riferiamo ai voli privati, un programma di incentivazione nel 2025 a chi dovesse utilizzare del carburante biosostenibile. Questi obiettivi però del Refuel EU devono essere raggiunti con il supporto, come dicevo prima, anche delle istituzioni, perché abbiamo due problemi che devono essere risolti e che devono essere affrontati. Da un lato da parte dei produttori, quindi la riconversione delle bioraffinerie, e dall'altro non fare pesare il prezzo maggiore dei biocarburanti sulle compagnie aeree che potrebbero poi riversarle sul passeggero. Quindi una strategia globale a livello nazionale, a livello europeo deve essere messa in campo e noi anche attraverso la Fondazione stiamo cercando di portare all'attenzione del decisore delle proposte di policy. Ecco, e a livello nazionale invece un po' a che punto siamo? Sappiamo che il dibattito è molto acceso in vari provvedimenti, però ecco, non solo un quadro internazionale normativo regolamentato è chiaro, ma anche nazionale, appunto a che punto siamo? Diciamo che dal punto di vista nazionale il governo, il Ministero dell'Ambiente, il ministro Gilberto Pichetto Fratin si sta molto impegnando per supportare il settore ed incentivare queste misure. A Baku già il ministro ha in ogni caso annunciato che verrà presentata la strategia nazionale dell'idrogeno, che stiamo aspettando con molto interesse e sicuramente accoglieremo con grande favore. È stato anche già previsto un decreto ministeriale che impegna 260 milioni di euro per la riconversione delle raffinerie in raffinerie che possano produrre dei biocarburanti. Abbiamo avuto anche come fondazione delle interlocuzioni anche a livello parlamentare nel corso di audizioni anche con la nostra associazione Aeroporti 2030 e devo dire che con soddisfazione abbiamo anche visto che nell'ambito dell'iter della legge di bilancio sono state proposti degli emendamenti che vanno in questa direzione, sia dell'incentivazione dei biocarburanti ma anche la riconversione in elettrico dei mezzi operanti in airside. Quindi capiamo che il messaggio sta passando e l'interesse c'è. E infine anche molto importante nel recepimento della direttiva ETS Aviation, si è specificato e si è chiarito in maniera decisa che una parte dei proventi derivanti dalle aste degli ETS debba essere utilizzato per supportare la decarbonizzazione delle infrastrutture aeroportuali, che è la strada che stiamo seguendo e l'obiettivo che Aeroporti di Roma raggiungerà sicuramente molto prima rispetto a i termini che sono stati imposti.
Bene, e noi continueremo a seguire come andrà avanti il processo non solo nazionale ma internazionale relativo a questo settore, con appunto un focus rivolto alla sostenibilità. Ma prima di lasciarci, un'ultimissima domanda. Il 2025 sarà un anno importante, in particolare per la città di Roma, con l'avvio del Giubileo. Sono attesi più di 40 milioni di tra fedeli e turisti. Voi come vi state preparando, anche in un'ottica di sostenibilità, come pensate di mettere a terra alcuni di questi principi? È un obiettivo che stiamo guardando con grande interesse e anche in alcuni casi con grande preoccupazione, per cercare di capire quanta affluenza arriverà anche tramite il trasporto aereo. Prendiamo parte a tutti i tavoli che in questo momento sono aperti per una migliore organizzazione del Giubileo, sia a livello governativo, quello presieduto dal sottosegretario Mantovano, che a livello di Roma Capitale. Stiamo inoltre collaborando col Dicastero per la evangelizzazione per cercare di capire quali possono essere le esigenze dei pellegrini che arriveranno nello scalo di Fiumicino, sia in termini di assistenza, sia in termini di sicurezza, sia in termini di trasporti. Sicuramente non è soltanto per il Giubileo, quello su cui Aeroporti di Roma sta molto investendo e a cui crede molto è l'intermodalità, ad esempio il raccordare treno e aereo anche in termini di sostenibilità, per cui si sta facendo anche un grosso lavoro con Ferrovie dello Stato per incrementare, non soltanto, anche grazie alla Regione Lazio abbiamo incrementato le corse del Leonardo Express, ma soprattutto anche le corse dei treni ad alta velocità che arrivino direttamente a Fiumicino, sia dal nord che dal sud, in modo da consentire una vera connettività a livello internazionale, soprattutto per chi viene da oltre il nostro continente. Quindi siamo pronti, diremo. Benissimo, e noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, perché sicuramente la sfida non è affatto semplice. Io ringrazio l'ospite di oggi, l'avvocato Massimiliano Cardullo, responsabile relazioni istituzionali di Aeroporti di Roma. Grazie per essere stato qui con noi e naturalmente sarai il benvenuto per prossime puntate. A prestissimo, grazie. Grazie Massimiliano, e adesso, prima di salutarci, qualche anticipazione per i prossimi giorni. Dovrebbero iniziare il prossimo lunedì le votazioni relativamente alle proposte di modifica al decreto fiscale. Dovrebbero quindi iniziare lunedì per concludersi martedì, un iter molto celere, perché il testo è atteso in aula entro mercoledì. Almeno queste sono le ultime parole del senatore Dario Damiani, che è uno dei relatori al provvedimento in commissione, e noi naturalmente seguiremo tutte le evoluzioni per darvi degli aggiornamenti. Sempre la prossima settimana proseguirà l'esame del disegno di legge di bilancio, ma si entrerà nel vivo delle votazioni degli emendamenti solamente a inizio dicembre. Infatti l'inizio del voto delle proposte emendative di modifica dei cosiddetti super segnalati, di cui parlavamo prima, dovrebbe iniziare tra il 5 e il 6 dicembre, e questo perché si attende l'approdo del testo in aula alla Camera per la prima lettura, per il primo via libera, a ridosso della prima metà di dicembre, si parla del 16 dicembre. Noi anche in questo caso monitoreremo tutte le evoluzioni e ve ne daremo conto. Infine, la prossima settimana è previsto un nuovo Consiglio dei Ministri. In particolare la data è quella di lunedì 25 novembre alle ore 17:45, e all'ordine del giorno ci sono una serie di provvedimenti, tra cui un decreto legge in materia di giustizia e uno schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Bene, queste erano le ultime notizie di oggi. Io vi ringrazio, ringrazio la regia, ringrazio la redazione di The Watcher Post e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre su Urania TV, canale 260.